Il candidato a sindaco di Catanzaro del centro-sinistra Vincenzo Antonio Ciconte prosegue i suoi incontri in vista della competizione elettorale dell'11 di giugno. Ciconte sta visitando quartieri ed aree periferiche dove sta evidenziando situazioni di degrado. Inoltre, negli ultimi appuntamenti centrali sono stati i temi del sostegno all'infanzia ai giovani e delle forme di partecipazione per agevolare la cittadinanza attiva. Nella serata di giovedì, lo stesso candidato, durante un incontro pubblico, si è soffermato invece su due priorità, a suo avviso, per il rilancio della vita cittadina, ovvero lo spostamento della facoltà di giurisprudenza nel centro storico e lo sviluppo dell'area di Giovino. Guardate, su due cose ci vogliono imitare. Noi siamo contenti perché vuol dire che siamo riusciti a far passare un messaggio su giurisprudenza al centro per rivitalizzare il centro storico. Mo' lo dice anche il candidato a sindaco Abramo. Non l'ha fatto in 15 anni, adesso lo vuole fare dopo che l'abbiamo detto noi che noi ci sforzeremo col rettore, con gli studenti, di dare la location migliore che abbiamo a Catanzaro. Sbaglio, no? L'abbiamo detto con chiarezza, noi, per noi è di vitale importanza riportare al centro storico giurisprudenza, non perché vogliamo riportare giurisprudenza, perché giurisprudenza con 1.000 studenti capite che indotto può portare e poi farli stare bene a Catanzaro attraverso una struttura adeguata da un punto di vista strutturale e tecnologica, dato che qui c'è una corte d'appello di grande prestigio, c'è il TAR, si può creare la cittadella giudiziaria perché gli studenti devono avere anche dei percorsi. L'altra cosa che mi preme sottolineare, abbiamo sempre parlato di un progetto di idee internazionali su Giovino Valley, perché lì ha anche un aspetto economico fortissimo di sviluppo di quel territorio. Il centro-sinistra non ha voluto la cementificazione negli anni e lì a quest'ora avremmo avuto seconda e terza case a Catanzaro. Lì è una zona 275 ettari di terreno, quanto soverato, capite bene che quello sarà il futuro della nostra città, di tutta la città da un punto di vista economico. E quindi voi capite bene che là ci vuole un progetto di idee per fare turismo, turismo di qualità, con un centro congressi polifunzionale, perché noi dobbiamo fare la piccola Rimini a Catanzaro, questo deve essere il nostro sogno. E 2.000-3.000 persone per poter fare eventi di qualsiasi genere, spettacoli, congressi. Qui in città non c'è una ricettività adeguata e quindi dobbiamo fare in maniera tale che la ricettività deve crescere se vogliamo una città turistica, una città della cultura al centro, e dirà perché, e con un ragionamento forte con l'università che deve crescere e avere la possibilità di avere posti letto, diciamo, adeguati alberghiero e deve avere anche un centro congressi polifunzionale per far venire qui tutto quello che è possibile recuperare nel periodo non estivo.